la pancia adesso. Ma sì, un po', dai, Fede, ascolta, non è che si cresce dall'oggi al domani, Ma non è che no, vai a letto, perché. oh, ti svegli, oh, Ma. madonna, che pancione, cioè, No, no. ma dico perché, cioè, non so se sto bene con il, cioè, in senso, con il pancione. Ma tutte le mamme stanno bene con il pancione, hai Ma adesso capito? sto bene. Certo che stai bene Di adesso. solito questo vestitino, cioè, mi sta un po' largo e incomincia a starmi stretto. Bene, 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 così non devi comprare altro. Vabbè, comunque io fra un po' vado. Dove Devo andare a fare la manicure. Cosa c'è? vai? Perché la manichina? Perché la manicure? Cosa c'è? Sto male vestita così? No, Ah. cioè, no. Cosa c'è? C'è raffreddore? No, perché fa un pochino freddo oggi. Fa un pochino freddo. Non è Vabbè, freddo? no, perché? Io c'ho sempre caldo! Ma dove è andato quel rimbambau di Diego e quel deficient di Stefano? L'hai Ah, non lo visti? so. Tu hai visto Riccardo per caso? Bambau di Riccardo? No, non l'ho visto. Voglio andare a fare un giro di giostre oggi, perché è il primo giorno di Eva, giostre. Eva, oh, Ma che questo! Ma che giostre, giostre? Ma cosa andiamo a fare alle giostre, giostre, infatti! giostre? E Che poi, poi. Ma ci sono le giostre, quelle lì, giostrone, quelle che fanno vum, Oh, vum, vum. va, O che tipo. Federica è incinta, quindi non può venire alle giostre, hai Ecco, capito? Hai infatti. capito? Non può andare alle giostre! E poi c'è i due bambini, a chi esci, mette sei su, tu fai Ecco. e basta. E tu giù, e no, allora giù. Non so io, ma sempre. Ma sempre a pensare da bambino. Bambino, 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 bambino. bambino. Ma io solo ho detto di andare alle giostre, mamma mia, ma. Non si può dire niente. Comunque avevo solo detto di andare alle giostre, perché non si può andare? Eccoti qua, caro. Mi serve la tua macchina. Ma Mi dove stai andando? serve la tua macchina. No, Hai un appuntamento? mi serve la tua macchina. Prego, chiavi, Dove devi please. andare? Ah, mi dai le chiavi? Cosa devi fare? Oh, della mia macchina è finita la benzina. Sono rimasta secco, quindi dammi. Domanda, cosa devi fare? Cosa te ne frega? Le chiavi. Vuoi la mia macchina? Certo. Devi dirmi cosa devi fare. Devo andare a fare la manicure, non vedi? Non ci vedi? Dai. Manicure te! Cosa stai ridendo? Dammi le chiavi. Cosa devi fare con la manicure spendacciona? Sono soldi tuoi? Guarda te. Ma non lo so io. Allora, sei chiavi? Ma prenditi la tua macchina, non lo so io. Senza benzina. Devi andare, Ma aspetta, devi andare. com'era il detto? Quello lì. No, le donne non guidano. Cosa? Con la mia macchina no. E si deve sbattere? Io che vado a O la righi? sbattere. Ma cosa rigo? Ti rigo il cervello se non mi dai le chiavi! Ne ho finito la benzina, dammi le chiavi. Chiama i carattrezzi. Sì, proprio. Oh, e dai queste chiavi, Marò, che tirchione che sei, diglielo. Dagli le tue chiavi della tua Oh, macchina. sì, vabbè, gli do la mia. Grazie, che amore che sei. Tipatico, brutto. Avrai bisogno tu. A piedi ti lascio. Non mi lascerai mai a piedi. Oh, però, che tirchio che sei, infatti, oh. infatti, infatti, infatti. Mamma Questi sono mia. le giostre. Giostre, 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 tirchio, tirchio. Ma lo giostre. sai che si Bambino, pagano le bambino, giostre? Sai che si bambino. pagano? Tirchio, tirchio, Lo tirchio. so che si pagano, però. Tirchio. E ancora tirchio. Cosa? Poco! Ma andiamo a vedere in qualche negozietto, qualche vestitino, roba del genere. Va bene, dai. Cos'è che vuoi vedere poi? Oh! Ma che stai a fare? Ma che ci sei paralizzato? Sono Alza pure le braccia! ascella! Alza l'altro Ma braccio! mi stanno usando le ascelle, mi puzza un po', senti? Ma tu sei matto! Tirchio! No, ma senti un po' se mi puzza! Ma mi Tirchio! devo lavare, senti? Dai che! Annusa! Ma no! Oh, vattene! Puzza? A Federì, tappate il naso perché No, magari c'hai le ma nausee. puzza, puzza! Ma dai che c'è una donna Dai! incinta! Ma Diego! Ma ti pare?
Che c'è... mi vengono a usare l'ascella. Ma c'è una donna, c'è una donna incinta, ma per cortesia. Ah, oh, ma guarda te. Comunque Giada, to e i chiavi. To e i chiavi, grazie. Secondo me tu non è un appuntamento. Devo andare dalla manicure a farmi le... Non è vero, non te la fai mai la manicure, quando mai? Senti, è stato il mio compleanno, quindi le tue figlie... Ma tu non l'hai mai fatta nella tua vita. Le tue figlie, come secondo regalo, mi hanno regalato un coupon dalla manicure. Hai capito? Adesso hai capito? No. Ma cosa vuoi capire? Tu, ma cosa vuoi capire? Oh, qua non si capisce proprio niente. Vado, ragazzi. Ecco, non vado più. Non lo sapevo io. Eliana! Aprite solo questa porta! Sì. Sono freddo fuori! Apritela da sola! Ah, è rotta? Ci credo. Compratela nuova, no? Compratela nuova. Ma cosa te ne frega? Ma cosa te ne frega te? Ma poi quelle trecce, ma cosa sei, una bambina? Scusa? Sei una bambina, te lo ripeto. No. Amplifon. Fa freddo fuori? Sì, fa freddo. Vuole che la caccia ancora un'altra volta? E poi, come va in giro con una canottiera che ci sono, cos'è, 10 gradi fuori? Ma io non lo so, mamma mia. Ma io questa la uccido, la uccido, la uccido. Ne vedremo delle belle. Stefano, salvami. Mettiamoci comodi, mettete comodo. No, no, che no. C'è il caffè? No, mi devi sorseggia, salvare. Sorseggiamo un caffè mentre vediamo le scenette. Chiama tuo papà, che mi salva. Oh, è arrivata quella. Ma non usciamo più. Stefano, chiama tuo papà. Senti, vieni qua, brutta. Aspetta, che t'ho detto? Ciao, figliolo. Oh, ciao, figliolo. Mamma. E ciao mammina. Poi, ciao. Sulle mani. Non è degno di essere sporcato dal tuo rossetto rosso. Ma ciao. Signora, come le posso dire? Benvenuta. Non c'è bisogno che ti inchini. Non è che sono la regina, eh. Ah, no, è la regina. Cioè, ti mancherebbe. No, volevo dire che sì, lei è la regina. Ma è la regina dei piselli. Ma io non so perché ancora è andata avanti con questa storia. Comunque, perché soltanto ho un vestito bellissimo verde. Marcio. Verde. Marcio. Sberluccicante. Sberluccicante. Ma qua mi pare che non mi sberluccicano gli occhi. A me mi sei cato. No, è sberluccicante, fa cicchicciacca. Ha presente i flash dei fotografi? Ecco, fa cicchicciacca. Sì, proprio così. Hai proprio la ragione. Ma dimmi, no, mi dica, ma va in tinta unita col suo viso? Perché marcio come... sono niente, salve, vado, aiuto! Giada! Io ti uccido! Cosa sta dicendo lei? Che lo uccido! Perché? Perché ha detto la verità? Salvatemi! Oh mio Dio! Cosa cosa ho fatto? Non ho fatto niente! Ma come sei vestito? Ti devi mettere un vestito con giacca e cravatta e tu vai vestito in giro sciatto! Ma mi scusi, signora Pisella, rossa carota, minestrone. Non è contento, suo figlio ha messo la maglietta verde come suo vestito! No, io voglio che mio figlio si vesta giacca e cravatta! Ah, mamma no, ma andate in pandan, ma siete uguali, siete due gemelli! Due gocce d'acqua. Sì, io... Acqua dolce, no, acqua amara, acqua aspra, aspra, acqua con il sale! Papà di Stefano? No, cosa è successo? Non ho capito però io, in tutto questo non ho capito niente. Non ti permettere! A fare cosa hai in più di me?
Ma chi? Ma no! Ma Giada, gli stavo dicendo di... che gli stavo dando le chiavi per andare a farsi la manicure, vero? Ma cosa stai dicendo? Vero? Non è vero, ma non è vero. Sì! Ma se mi ha dato le chiavi Stefano. No, non è vero, mamma. Ma sei... Sei pure bugiarda! Ma come si permette? Diego? Ma Giada, è vero che ti ho dato le chiavi? Dai, bugiarda. Ma non è vero, ma se sei un tirchio. Sei pure una bugiarda! Andiamocene. Vieni con me. Vai con la mammina, no, vai. Vai con la mammina, vai. Vado Stefano. Salvami! Non ti salvo. Vai con mammina. Vai con mammina. Andiamo, andiamo. Con la mammina. Giada! Vuoi ciuccio? Oh mio Dio, ma cos'è? È un film. Mi dite cos'è questo casino? Cioè io stavo riposando. Tua nonna è arrivata, tua nonna. Oh, tua nonna è insopportabile. E mo chi è? Oh no, vai tu, dai Stefano. Vai tu. Oh, vado io. Stavo riposando, mamma mia. Che pizza sta casa, che pizza! Tutti i giorni che suona qualcuno alla porta e mo chi è? Ci manca solo il vicino di casa! Oh, mostrozzo, sei lui! Madonna mia! Vediamo. Chi è? Ecco, lo sapevo io! Ecco, è la giornata storta! Inizia da male e finisce male! Prima c'è Pisellina e adesso c'è il leone del vicino! Che vuoi? Che vuoi? Qua! Non ci abbiamo cipolle, non ci abbiamo patate, siamo respira! Poveri! Respira! Cosa vuoi? Respira! Che vuoi? Non è colpa mia se il postino e se il vicino che sono io fa pure il postino di lavoro e quindi devi stare zitto, capito? Cioè, lei fa il postino? Faccio il postino! Dal bagnino al postino non c'è posta, non c'è posta per noi, arrivederci! Lei, lo dice lei! Cosa vuole? È arrivato poco da Amazon! Amazon? Aspetta un attimo! Amazon! Chi ha preso da Amazon? Io? Hai preso tu Amazon? Ma ha preso il mobile del suo computer. Ah, il mobile! Ma smetti di urlare! C'è il postino al vicino! C'è il vicino che è il postino! Ah, ma che dove vai? Oh! Oh, c'è il postino. Vado che è il vicino! Il vicino! Mio... Il vicino è anche il postino! Vado a quindi... salutare il mio! Tu vado no. Sal... no! Dai, ma! Non... non mi puoi impedire di salutare un mio amico però. Senti, c'è il mobile fuori, non c'è sposta. Cioè, il postino è anche il vicino, ma ogni volta c'è la posta che ce la porta lui e ogni... c'è! Te permette, sai? Mamma, ti dico qualcosa. Cosa ci posso dire? Se voglio geloso, salutare il mio amico. Ma cosa saluti il tuo amico? Ma ecco appunto. È il mio amico. Ma perché non posso salutare? Non lo so. Vada in stanza. Va. Non puoi commentare sulla mia vita. Ah no? Ah no? No. Quindi io vado. Vada a ciappare. Vada a ciappare. Vada a ciappare. No, tu non mi puoi. Oh, molla lei, molla il pacco, molla il pacco. Ciao. Senti, vai dentro. Ciao, arrivederci. Ciao Matteo, come va? Lui non mi vuole far salutarti. Forza. Ciao, come stai? Buona giornata. Via. Senti, vai. Tu richiudi la tua ragazza. Richiudi, come si dice? La tieni rinchiusa. Oh, senti, vuoi che ti chiudo a te lo zoo? Quindi levate, mettete il pacco lì e me lo porto dentro io. No, lo porto dentro io. Mi dispiace, ma faccio il mio lavoro e devo completare il mio lavoro di postino. Quindi lei si deve spostare e non adesso entra. Calmo. Ma ti fai una camomilla? Madonna. Oh mamma, ma che forza che hai! Ma... adesso te faccio vedere la mia di forza, se non te hai! Molla. Non puoi impedire di fare dei complimenti a me! Quindi. Oh, senti, forzuto! Ecco, hai detto bene, forzuto! Adesso! Oh! Ma mi trasformo in incredibile Hulk! Divento verde! Adesso non tu... mi fai paura! Anche se diventi verde! Mamma mia, che sclerato! Oh, lascia perdere perché veramente oggi. Io ma. Come agitato oggi? Ma vero, che... mamma? Oddio, aspetta un attimino.
E adesso cosa c'ha mia mamma? Mamma, io non lo so. Già capito che non usciremo più. Ecco, bravo. Grazie. Ho preso le misure, ma... Fede! Dimmi. Guarda il mobile. Ma che cos'è questa cosa? È piccolo! Ma non è neanche come l'abbiamo ordinato. Cioè, noi non l'abbiamo ordinato con le antine. Come? Era tutto a scompartimenti. Perché il mio regalo del compleanno è arrivato sbagliato. Ma è pure piccolissimo. Vabbè, fa niente, che se aveva le antine. Ma basta che era di grandezza, come lo dicevo io. Il mio regalo. Ma perché? Piccolo, cioè... Non ti ci mettere pure tu, per favore, che continuare a dire che è piccolo, che è piccolo. È piccolo la differenza di quello che abbiamo. Oh, wow, ma che bell'armadio che c'è qua. Cosa piangi? Questo era il mio regalo di compleanno ed è arrivato sbagliato. È così bello, bianco, lucido. Oh, e poi è grande. Grande? Sì, grande. Grande? Sì, grande. Non come l'avevo detto io. Io lo volevo grande, 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 grande. La Madonna, e che cos'è? Cioè, cosa ci devi mettere dentro? Una faccia da niente. Ma posso prenderlo io allora? A catona. Eh? Perfida catona. Cosa vuol dire? Che ti accatti tutto quel... E cosa vuol dire? Io me lo tengo, è il mio regalo del compleanno e me lo tengo lo stesso. È così bello, non ti piace? Guarda quel... Fa nulla, a te non te lo regalo. Anche se è il mio regalo sbagliato, non te lo darò mai. Guarda quanto spazio, ci potrei mettere tutti i miei vestiti verdi. Oh mamma mia. Non ci entri tu, quindi non te lo posso dare. Quindi fuori adesso, fuori, fuori, fuori. Come fuori? Fuori? Fuori, che già mi ha rotto le scatoline. Fuori, 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 fuori. L'altro Vabbè, volo. Fuori, mi cacci. Vado a terra, sempre mi punti. Vabbè, si rialza, si rialzi, si rialzi, si rialzi. Ma dai, su, ma dai, che sì, cioè, è bello. Bello? È bello. Ma è vero. Perché? Però tu compri da internet. Ma comprare su internet non è mai come comprare dalla realtà. Quindi è sempre meglio comprare. Compri una cosa su internet e te ne arriva un'altra cosa. Ma perché? Ma sai, perché? Su YouTube ci sono un sacco di video tipo realtà. Non me ne frega, non me le potevi far vedere prima. Andavo in negozio, andavo a Brico, andavo a Lidl Merlin, andavo all'Iper, andavo a Carrefour, andavo. A mondo convenienza, andavo dove andavo, dove andavo, dove andavo, dove 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 vado, dove 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 vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, non lo so. Ora ho finito, ho portato sull'armadio e... Ma stavo pensando, che ne dici se una sera andiamo a mangiare io e te un gelato qua sotto, qua? Per me va bene. A me non va bene invece, va bene? A me non va bene, tira giù quella mano, tira giù la mano, bene, brava. Adesso noi facciamo due conti dopo. No. Perché? No. No, non mi sta bene. Oh, a me, oh, metti le mani addosso alla mia ragazza. Sulla spalla. È sempre addosso sta. Non è che la spalla è un mobile, eh? È sempre la spalla, è un corpo. A me non dà fastidio se mi mette la mano sulla spalla. Quindi se non dà fastidio a me, non deve dare fastidio a te. Oggi sei veramente, guarda, indescrivibile. Non puoi impedirmi delle cose. Fuori, no, fuori, come fuori, sei tanto fuori, fuori. Io non lo so. Fuori, fuori. Sei fuori. Richiudi la tua ragazza, richiudi. Sei fuori, troppo fuori, fuori. Ha finito il suo lavoro. Fuori, arrivederci. Allora, a domani, al prossimo posto. Posso uscire con Brian? Mi deve fare. Thomas? Jason?